Non riesco a tollerare quelle telefonate. Era stata deliziosamente infantile quando aveva parlato di telefonarmi ogni momento. Ma, sorpresa, diceva sul serio. Sono nel mio ufficio. I genitori indigenti di un bambino psicotico mi hanno spiegato come il loro pargolo venga sistematicamente affamato a morte in un ospedale cittadino. Sono venuti a lamentarsi presso di noi, invece che al Dipartimento degli Ospedali, poiché un brillante avvocato del Bronx ha detto loro che il figlio è palesemente vittima della discriminazione. Ciao, sono Luca Marinelli. Ho letto Lamento di Portnoy di Philip Roth. Per Emons Audiolibri. Quando io l'ho letto la prima volta, ho pensato, ho detto, cavolo, però è molto, appunto, più di audace. È molto, molto, molto audace. Cioè lui riesce a passare da un qualcosa di veramente che tu dici, mamma mia, è quasi imbarazzante anche se lo leggi da solo. Però sotto comunque riesci a sentire qualcosa che c'è sotto, un sentimento, se veramente non ti fai imbarazzare dall'autore. E poi subito dopo passa magari a un ricordo meraviglioso di cui lui era bambino e ti descrive delle cose. Questo mi ha convinto a dire, però cioè non è che lo dico io, lo dicono in tanti e lo dicono i premi che ha preso. Però riconoscere il genio di una persona, ma il genio, l'anima di uno scrittore. Non sono solo là dentro, cioè sono io, cioè ci sta Philip Roth che ti guarda perché ti ha dato in mano questo. Quanto può essere innaturale una relazione? Quanto può essere innaturale una relazione? Questa donna è ineducabile. È al di là di ogni redenzione. In confronto alla sua, la mia infanzia è trascorsa nella Boston intellettuale. Cosa abbiamo in comune io e lei? Niente! È molto emozionante, perché io non ho mai letto un libro ad alta voce. E non lo so, ascoltare, si entra... Poi questo è un libro particolare perché è come un lunghissimo monologo, e quindi si entra dentro questo personaggio, diventa tutto più emozionante anche di quando l'ho letto la prima volta, perché l'ho letto. Si arriva sempre al nodo del sentimento, che è una cosa che leggendo l'avevo un po' intuita la prima volta, ma rileggendolo così è ancora più forte, no? È comunque molto emozionante, cioè le emozioni sono più forti, secondo me, per chi lo legge. Sarebbe bello leggere sempre così i libri, tipo matti in giro per il mondo ad alta voce, dando fastidio a tutti nei treni. Però in realtà è molto bello leggerli così. Come andrà, sarà un disastro. Però, no, scherzo, non lo so. Bene, 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 andrà bene. Non lo so, non ne ho idea.